Oggi 30 settembre sono passati 12 anni, 6 mesi e 28 giorni dal lancio di Rosetta. È la fine della missione di Rosetta, ma è l'inizio di tutta un'altra fase, che è lo studio e l'analisi dei dati che Rosetta e Phile ci hanno permesso di avere. Sicuramente questa è la definizione giusta, cioè è finita dal punto di vista proprio materiale, cioè Rosetta ha concluso il suo ciclo, ma ha raccolto così tanti dati e abbiamo capito già che il trend sarà di scoperte di grande livello, che naturalmente gli scienziati adesso hanno materiale per poter preparare articoli e probabilmente anche scoperte di grande livello. Che cosa ci aspettiamo di conoscere da questi dati? Ah, innanzitutto quello che cercavamo. Cerchiamo di capire le origini del nostro sistema solare e Rosetta ha preso dati sulla composizione della cometa che ci possono dare queste risposte. E non solo, stiamo cercando anche di capire l'origine della vita sulla Terra e anche lì la cometa ci darà delle risposte. Senta, la comunicazione della missione di Rosetta è stata qualcosa di particolare, forse per due motivi. Uno, è stata molto simbolica, lei ha ricordato anche oggi del fumetto, ma è stata, come dire, ha reso anche più semplice la comprensione di una missione che è stata in realtà molto complessa. Pensa che possa essere un modello replicabile questo? Sicuramente io mi auguro che sia replicabile. L'ESA ha veramente fatto qualcosa di sensazionale. Ha avvicinato il cittadino della strada, l'uomo che non è coinvolto nel programma spaziale, al destino di una sonda e del suo piccolo lander. Cioè li ha portati dentro le case e li ha fatto innamorare l'uomo qualunque di questa missione. Senta, in tutto questo il ruolo dell'Italia è stata fondamentale, lei lo spiegava con i tre strumenti che c'erano a bordo, ma insomma è stato in generale un grande risultato per l'Italia, l'ennesimo mi verrebbe da dire, nonostante che i fondi per la ricerca siano sempre al di sotto di quello che dovrebbero essere, soprattutto per il programma Horizon 2020. Com'è che l'Italia riesce a raggiungere questi risultati nonostante, come dire, i fondi per la ricerca non siano mai quelli che dovrebbero essere? Sicuramente perché a differenza di quello che può succedere nell'Italia paese, l'Italia spazio fa sistema, quindi si supplisce certe volte a dei fondi limitati con una capacità personale di team scientifici e industriali che danno molto più di quello che in altri paesi sarebbe normale, cioè lavoriamo oltre le nostre possibilità.